E fu così che una domenica mattina, sfruttando il fatto che il sabato non si è potuti uscire a pesca per tutta una serie di motivi, Daniele purtroppo non è operativo e quindi ho detto vabbè, io a pesca ci vado lo stesso. Adesso acchiappo Andrea e ci organizziamo un bel video fatto col telefonino. Non sarà ovviamente della qualità che non con quelli fatti da Daniele, però anche un video fatto così in casa, sono sicuro che se c'è qualcosa di interessante come contenuti e da vedere sarà sicuramente gradito. Quindi era anche la prima volta che organizzo una cosa del genere, quindi adesso acchiappo Andrea e poi ce ne andiamo a pesca, ma lo decideremo dopo il caffè. Eccomi qua con Andrea, sempre l'esperimento del video fatto in casa col telefonino, quindi adesso con due macchine perché noi siamo per contro l'inquinamento. Giustamente. No, vabbè, la mia consuma andare... quanto un DC9, però nessun problema. No, dobbiamo andare vicino, quindi meglio andare con due macchine. Niente, quindi adesso andiamo a pesca e poi in spiaggia vediamo di arrangiarci con i telefonini, ci dobbiamo riprendere a manetta e poi... Speriamo tante riprese a manetta. Ah, sì, sì. Ah, guarda che se peschiamo qualcosa di interessante faccio anche la diretta. Bello, bello. Se ci sta. Ah, ok, ok. Andiamo a pescare. Ciao. Attenzione, c'è anche addirittura qualche onda. andiamo a vedere questa onda in diretta. Non si può ribaltare durante la ripresa, devo per forza cambiare, cioè farne un'altra. Ecco qua. Il fiume non esce a mare, ma poco ci manca. Sfiora. Insomma, un collegamento c'è. Esce. Sta uscendo. Vabbè, e noi ci mettiamo qua davanti. Ci mettiamo. Io sto a sinistra. Allora facciamo roulette russa, una canna sì, una no, una sì, una no. Allora, sì, questo non è proprio un fiume, è una specie di laguna che si sta... Ecco, no, in questo momento sembra che si stia riempendo, però... Ecco qua, bella, sta schiumozza. Vabbè, questo c'è e questo ci prendiamo. Allora, Andrea si metterà esattamente lì, in mezzo all'acqua. C'è lì abbastanza alti. E sugli stivali alti. Sì, sì, è come no. No, c'è lì una macchina. Andiamo a montare. Ecco gli inconvenienti di quando prendi l'esca avanzata. Cadaveri. Porca miseria. Eccolo che arriva. Siccome... la posizione vicino alla foce sarà ambita, ci metteremo uno sì e uno no. Il bello di questi video è che quando arriva un WhatsApp si sente. Quindi faremo la famosa roulette russa, una canna mia, una di Andrea, una mia, una di Andrea, una mia, una di Andrea. È già in video. No, devi essere in orizzontale. Non c'è nessun segno di effrazione. Di morso. Forse un mezzo morsichino qui. Vabbè, gliela ritiriamo pari pari. Allora, il sole è andato dietro il monte e Andrea ancora non ha montato la terza canna. Con comodo. Perché non è ancora... Ah, ecco. Ascolta, posso farti un'osservazione pro canale YouTube? La coda è molto divertente, però poi quando le recuperi ti fa un casino della Madonna. Si ammorbidisce con l'acqua. Allora, lui dice che si ammorbidisce con l'acqua. Allora, facciamo così. Io adesso aspetto che recupera
e poi vediamo se è tutto attorcigliato il finale oppure no. Comunque, il sole è andato dietro al tramonto e tu sei ancora solo con due canne in acqua. Tendono a rotolarsi perché io sono scorrevole. Ah, ok. Ok. Adesso vedrei che farei il serra a lui e io no, grazie a questo innesco che gli sto criticando. Il calasole sta, vedi, sta calando. A seconda della messa a fuoco, ecco, così si capisce quanto buio c'è. Poi fai così e accendi la luce. Va, vediamo se arrivano i pesci, ma... Che... Aspetta che accendo la luce. Tac. Oh, salve. Che esche hai messo in mare? Al momento abbiamo del bibone. Abbiamo tu. Io e le canne, siamo in due. Ah, ok, ok. Quindi abbiamo innescato bibone, cannolicchio e un trancio che non si sa mai. Qualcuno abbia fame più del dovuto. Ah, io invece ho innescato bibone, cannolicchio e trancio. E l'anguilla. Abbiamo solo quello. Ah, è una anguilla superstite viva. Accendiamo la luce. Ok. È un'anguilla superstite che ho innescato io perché era in ordine alfabetico e quindi Accardi viene prima di Origa, se no l'avrebbe innescata lui. Meno male. Questo è Andrea che sta recuperando il trancio con la coda e io avevo detto che avrebbe fatto il groviglio recuperando. Adesso alla coda illumino, vediamo un pochino. Va bene, dai. Ti volevo cogliere in castagna, invece. Dai, la torsione si è trasferita tutta sull'uninello. Sì, sì. Ci apprestiamo a controllare una canna che è in bando. Sei in bando, la miseria. Il filo è in terra. Vai. Tanto sta già partendo. Quindi anziché mangiare vediamo che cosa è successo. Va bene, quando ho tirato qualcosa l'ho sentita, ma allora il cannolicchio è completamente sbrindellato, ma possono essere pescetti. Il bibi è perfettamente integro. No, allora questo è entrato in qualche bocca. Vabbè, l'ammo è del 4, un back del 4, 10026. Lo rinneschiamo pari pari. Anche qua, lenza in bando, però sono davanti alla foce e poi con uno 0,35 in bobina e col trancio. Controllino. Tieni Andre, tocca a te riprendere. Beh, ci sarà un cambio prima o poi. Thank you.
su e integro, o meglio togli la luce. Ok, o meglio sarebbe da rinnescare, però io non ne ho voglia, quindi butta in acqua, lo lancio così. Butta in acqua. Stiamo assistendo a una, ci è sembrato di aver visto una tirata con la mia lampada modesta, illuminiamo a giorno. Andrea, stai già controllando? E allora controlla. Ah, sto tutto di lato, eh. Vediamo un po', è una spigolozza, no, un serrozzo, vabbè, dai, no, il serra con la coda, con la coda innescata, hai ragione, vediamo se esce la coda, sì, esce la coda. Bene, un serrotto, aspetta, mi metto di lato, spegni la luce. E anche io la devo forse un pochettino spegnere. Ok, questa è la coda. Ok, bene, bene, vabbè. Il sussulto che dicevi tu, Andrea. È arrivato. Dai. Adesso ci vuole un'altra mangiata sulla canna opposta, così, eccola, attenzione, aspetta, ah no, minchia, mi sembrava, ci vuole una mangiata nella canna opposta, così ci riscaldiamo di più, ci riscaldiamo i piedi, olè, e uno, attenzione, ho appena scoperto che Andrea usa gli ami a paletta col cavetto. Spiega un po'? Niente, praticamente è una semplice legatura. Come si legano gli ami normalmente, eh? Un po' più di difficoltà per fare i giri. Certo. E tutto, niente. Poi nascosta con un po' di termorestringente, giusto per essere più bellino. Basta, finito. Cavetto, crimp, chiuso, termo e via. Cavetto da quante libbre? Cavetto da libbre. A occhio. Tanto sono sempre cose che uno vuole sapere. Vai, fai riprendere. Occhio, è un 12 kg. Fai vedere. Quindi. No. Cioè, 12 kg? Ah, vabbè. 12 kg. Libre, siamo in Italia. È un 12 kg. Ciao. Okay. A posto. Altra canna in mando, stavolta ho visto la mangiata. Però devo aspettare Andrea . Rimetto in tensione così magari riesco a vedere la mangiata in diretta . Sì eccola lì . Muoviti che sta mangiando . Muoviti . E l'ho lanciata lì oltre il gradino. Ho trovato la mangiata sul bibi, no? Ok. L'ho riproposta. È una bella proposta, Questa. Questa.
È orata fu. Allora, l'ho presa proprio nel gradino, cioè dietro il secondo gradino, nascosta là dietro. Bella, aspetta che spengo. Devo spegnere io? No, tu devi. Bella, cavolo, il cannolicchio. Bella, bella veramente. E finalmente si sta attivando. Quando non ci sono le telecamere ci pensano i telefonini. Vai, vai, rilanciare. Vai subito, a dopo. Andiamo a curiosare cosa sta facendo Andrea. Stai dividendo il bibi? Sto dividendo il bibi a caramelle. Meglio che non riprendo il cassone perché è tutto un casino. Ma vabbè, non è un casino, c'è poca roba dentro. Ah, quindi prima lo inserisci? Sì. E poi lo tagli? Sì. E lo tagli con? Le forbici. Ah, scusa, in mezzo c'è... Certo che mi agevoli con le riprese, eh? Ah, fai il chirurgo. Certo. Ma invece se lo tagli prima? No, rischio che svuota. Ok. E adesso la parte collegata, dove sulla punta dell'amo cosa metti? La parte legata o l'altra? Sulla punta dell'amo andrà la parte legata. Ok. Con un po' di amore, buona fantasia. Ok. L'amo è uscito qua. Ah, vabbè. Anche più bello così. Beh, che a farlo uscire lì ce ne vuole. Vero? Allora, tirata, bando potente e segnalini andati. E vediamo. Lo sta venendo a terra, occhio. Beh, documentiamo tutto. Io voglio capire tutto il successo. È successo quando? È successo che l'ha piegato, l'ha strisciato. Guarda, cioè ha dato il morso sul cavetto. Sì. L'ha morsicato poco indietro. Ah, vabbè, ma come me l'ha storto. E io ti ributto. Ok, spengo. E io lo rilancio così. Oh, adesso vediamo la procedura per usare questi odiosissimi ami a paletta col cavetto. Allora, prendiamo il cavetto. Ok, prima ce l'hai fatto vedere che era già pronto, ma prendiamo l'asolina. Quindi fai il nodo proprio classico del ma perché? Ok. Stavo cercando di non mettere facciamo circa 5, 6 giri. Entriamo dentro. Chiudiamo. Tiriamo. Rovesciamo per farla andare davanti. Un tirone da una parte. Un tirone dall'altra. Spezziamo. Ed è pronto.
Ok, e sopra ci metti il cavetto sopra il termo restringente. Dall'altra parte possiamo scegliere se fai la zolina, arrotolarla, fare la trecciolina e scaldare con la tricendina in modo da affondere la guaina. Ok. E si toglie il pezzetto certo, in più, no. Ed è pronto. Se no, una crimp col crimp termo restringente che nasconde. Ok. Ed è pronto. È stato un rack? Sì. 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 Allora, adesso ho adattato la montatura di questa canna alla, mettendo il bracciolo pescatore come ho fatto con l'altro, e con l'altra canna ho spostato il bracciolo alto, ho messo l'ammo pescatore, l'ho lanciato nel secondo gradino e ho avuto come risposta l'orata che abbiamo visto prima. Quindi la montatura che ha tre braccioli da 75 cm, prima il bracciolo era qui su e l'ho spostato giù. Come ho fatto a spostarlo? Il vantaggio di queste Fast Link Sweeper, il quale è il fatto che io il bracciolo lo leggo col nodo uni. Se uno sta attento, riapre il nodo, visto? E lo attacchi. Lo attacchi nell'amo alto. Poi ecco fatto. Spostato il bracciolo. Però io lo voglio. Vabbè, no, adesso lo lascio alto. Così ho fatto vedere come spostare il bracciolo con gli sganci rapidi, che con l'asola questo giochino sì, lo puoi fare, perché l'asola non si stringe. Però col nodo uni, ogni volta che metto il bracciolo lo stringo e sono sicuro che non esce. Qui c'è un bracciolo un bibi completamente sprindellato. Come avrete visto dal tutorial sull'innesco del cannolicchio che ho pubblicato qualche giorno fa, adesso metto il cannolicchio sul lago, lo passo sull'amo. E poi lo leggo col filo elastico. Ecco qua. Questo è un generosissimo bracciolo del 33, un amo del 4, un pop-up, quello grosso, quello da 6 mm di diametro, anzi no, questo è quello da 8, un centimetro. Generoso. Generosissimo. E adesso lo lancicchio. E poi andiamo a vedere l'innesco di Andrea, l'innesco con cui è la montatura con cui ha fatto il serra. Ecco Andrea che recupera la canna per farci vedere la montatura con cui ha preso il serra. Vediamo la canna, che canna è, la Oceanic trabucco e mulinello Oceanic, e il filo? Trabucco, T-Force, 0,30 diretto. Ah ok, no, pensavo fosse Oceanic anche il filo. Allora, controllino all'innesco, perché
insomma, ha fatto in serra e vediamo come, con quale montatura l'ha fatto. Vi ricordo che l'ha fatto con quell'innesco che gli ho criticato, quello con la coda. Allora, l'innesco è perfetto. Vediamo un pochino come si è organizzato questa scorrevole. Quindi questo è il 30 diretto, questo blu. Ah, ok, quindi nel blu cosa hai messo? Ah, ci hai messo questa, anche questa è trabucco, vero? Sì. Non mi ricordo come si chiama, ma... la cannuccia scorrevole. La cannuccia scorrevole, sì, sì, esatto, sì. Che è dotata di una girella, un maschettone, mettiamo un piombo, un salvannodo che aiuta sempre. Ah, ok. Andiamo qua. Infatti si è piantato nella gomma. Sì, 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 sì. E okay. Poi ci attacchi il piombo. Ah, no, no, e lì ci attacchi il finale. E lì ci attacchi il finale. Perfetto. Quanto lo fai lungo? Un metro e venti. Un metro, un metro e venti. E quanto di cavetto? Cavetto siamo 20-30 cm massimo. Cavetto è un modestissimo cavetto, è un modestissimo innesco che sembrano 18 roll di sushi. Ok, l'amo è quello visto in precedenza. 4 etti di innesco e va bene. Una tirata. E va bene. Dai. Bello. È una bomba a mano. La miccia dov'è? Ok. Vai, vai, di nuovo in acqua. Oh, guarda il mio trav. Il tuo trav? Sì. Qual è il trav? Il mio trav è quello shock leader. Il mio mini trav. Sì. No, e mi ha ucciso l'unica anguilla che avevo. No, è viva l'anguilla. Sì. Questo è un bel boccone, un bel morso sul bibi, ma nulla di fatto. Lo rinnesco a fuoco, lo rinnesco e vediamo se c'è qualcosa in extremis. Ragazzi, siamo quasi alla fine. È un casino, è un casino fare le riprese. E vabbè, senza cameraman e se telecamera si sa. Sai che siamo alla fine, perché poi domani mattina siamo a lavoro, oggi è domenica, quindi non è per il freddo qua. Ce n'è, ma siamo saliti un attimo in macchina giusto per sentire il Cagliari cosa stava facendo con l'Inter, ma su 4-0 ce ne siamo andati. Niente, mo smontiamo e salutiamo. Voglio farvi vedere l'umidità che c'è. Si vede, sì, penso di sì. Ecco qua. Questa è l'umidità che c'è qua in spiaggia. Adesso controllate nelle canne, vediamo. Vediamo se esce un altro pesce, se no salutiamo. Allora, abbiamo posizionato la mia lampada da testa sopra un mulinello e stiamo riuscendo a essere illuminati. E avrei voluto regalarvi, con la collaborazione di Andrea, anche delle immagini col drone. Abbiamo cercato di costruire una fionda per lanciare un telefonino in aria. Però non ci siamo nessuno dei due voleva sacrificare il proprio telefonino, visto quindi... che tu una l'avevi già sacrificato. Sì, tra l'altro anche in questa zona. Esatto. Quindi niente, questo è un nuovo modo di fare i video, l'ho visto su in rete, si chiama vlog. Vlog. Vlog
praticamente se uno fa tutto da solo, si riprende, parla, fa, disfa, fa, bellissimo. Una nuova formula. Noi, piacevole. Vabbè, adesso la monto, vediamo cosa succede. Abbiamo fatto ben due pesci, sì. Però la serata è andata. Ah, infatti, un po' di freddo l'abbiamo preso. Abbiamo fatto vedere qualcosina con i limiti del telefonino, ombre, cose, non sarà mai come quando c'è Daniele che ci riprende. Però, dai, una puntata prenatalizia, no, frius e galera, tradotto, un freddo da galera. Grazie Andrea per avermi fatto compagnia. Grazie a te Rubio per avermi chiamato. Beh, senza di te non sarei riuscito a vedere un pesce a serra. Giustamente. E tu? Senza di me? Non vedevo l'orata. Non sarei riuscito. Ah, ecco, vedi, insomma. Ci siamo fatti i complimenti a vicenda e da qui è tutto. Aspetta che c'è l'ombra del mio telefonino che non si deve vedere. Guarda verso il basso. Però ci siamo illuminati bene. Dillo tu, iscrivetevi al canale. Beh, ricordatevi di iscrivervi al canale Roberto Accardi. Cliccate la campanella e iscrivetevi. Bravo, bravo. Va bene, seguite il consiglio di Andrea, di Giovanni Andrea, cioè due nomi, mica uno. Anche la stazza vale due. Ciao. E adesso vi faccio vedere come ho organizzato la lampada. L'ho appesa sopra il mulinello, vedete? E ci faceva da riflettore. Ciao.